Oggi prepariamo insieme la torta Chantilly. Are you ready? Let's go! Cominciamo dalla preparazione del pan di Spagna. Per ogni uovo abbiamo bisogno di 25 g di farina 00 e 25 g di zucchero, poi un pizzico di sale e un cucchiaino di essenza di vaniglia. Stop! Io utilizzerò nella ricetta di oggi uno sbattitore manuale come questo che abbiamo tutti in casa ed uno stampo da 21 cm che deve essere ovviamente imburrato e infarinato. Nella ricetta di oggi utilizzerò 3 uova per uno stampo appunto da 21 cm. Come sempre vi dico, le uova bisogna romperle prima all'interno di una bulla piccolina per verificare la freschezza dell'uovo, ma anche per evitare che vi possano essere dei piccoli residui di guscio, ok? Quindi dopo averle verificate per bene all'interno di una bulla piccolina, le mettiamo all'interno di una bulla più grande. Quindi aggiungiamo un pizzichino di sale, poco di sale, non troppo, tutto quanto lo zucchero e poi un cucchiaino di essenza di vaniglia, vedete? A questo punto con lo sbattitore elettrico emulsionare il tutto per circa 10-15 minuti, dipende. Dobbiamo emulsionare, quindi montare per bene le uova fino a quando il composto non rimarrà attaccato alle fruste. Adesso vi faccio vedere come. Una cosa fondamentale, le uova devono essere assolutamente a temperatura ambiente. Se utilizzate le uova fredde da frigo, queste non si monteranno bene, l'impasto vi risulterà non così come vedete, ok? Ma vi risulterà liquido, cioè inizierà ad addensarsi per poi tornare ad essere più liquido. Raggiunto questo livello, ci vorranno all'incirca 10-15 minuti, aggiungere in due volte la farina che deve essere tassativamente setacciata prima di essere inserita all'interno della bulla. Vedete, ne ho messo la metà, la sto setacciando e la inserisco all'interno della bulla. Quindi con una spatola dal basso verso l'alto spatolare bene per far inglobare la farina all'impasto in questo modo. Vedete? Perfetto. Quando la prima parte di farina risulterà assorbita all'impasto, allora aggiungere la seconda parte di farina e continuare così con la spatola, sempre dal basso verso l'alto, ad amalgamare bene gli ingredienti. Non vi preoccupate se apparentemente l'impasto tenderà un po' a smontarsi, è normale, però dobbiamo spatolare un po' perché se non si forma la maglia del glutine, poi in cottura il pan di Spagna collasserà. Quindi per avere un pan di Spagna perfetto dobbiamo spatolare un po' fino ad ottenere un composto bello omogeneo. Travasare quindi l'impasto all'interno dello stampo che ovviamente abbiamo precedentemente imburrato e infarinato con farina extra, quindi non quella che abbiamo indicato fra gli ingredienti per l'impasto. Dopodiché sulla superficie dell'impasto mettere un pochino di zucchero, io preferisco zucchero di canna, questo serve per schiacciarlo un pochino durante la fase di lievitazione, quindi di cottura, e far sì che ci risulti omogeneo. Se ci avete fatto caso, non ho sbattuto lo stampo sul tavolo ma l'ho fatto girare a destra e a sinistra in maniera tale da distribuire uniformemente il composto e poi ho messo sopra lo zucchero di canna. E ora parliamo della cottura, forno statico a 150 gradi, tempo di cottura circa 30-35 minuti. Vi accorgerete che è pronto quando si staccherà dai bordi dello stampo. Farlo riposare a temperatura ambiente una mezz'oretta prima di toglierlo dallo stampo. E voilà ragazzuoli, il pan di Spagna è pronto. Guardate che spettacolo, perfetto. È una nuvola, bellissimo.
Passiamo quindi alla preparazione della crema pasticcera. Vediamo dunque quali sono gli ingredienti. 3 tuorli, poi 75 g di zucchero, 25 g di maizena, 300 ml di latte fresco intero, un pezzettino di scorza di limone e un pezzettino di bacca di vaniglia. Cominciamo dunque la preparazione. Mettere il latte all'interno di un pentolino e farlo scaldare. Non bisogna portarlo al punto di ebollizione, ma quasi, ok? Aggiungere il pezzettino di bacca di vaniglia e anche un pezzettino di buccia di limone. Intanto, all'interno di un'altra boule, mettere i tuorli d'uovo e aggiungere lo zucchero. Quindi con una frusta sbattere bene il tutto, montare bene il tutto fino a quando i tuorli non si saranno schiariti. Dobbiamo praticamente solo essere sicuri che lo zucchero si sia sciolto, perché poi quando aggiungeremo il latte dovremo ottenere una crema, che è questa, una schiuma più che altro, e questa schiuma diventerà un indicativo per capire quando è pronta la crema. Comunque adesso lo vediamo. Aggiungere la maizena, va bene la maizena, va bene l'amido di riso, non va bene la fecola di patate, anche se è un amido, perché la fecola di patate inizialmente formerebbe la crema, però poi tornerebbe liquida. Non va bene la farina, anche se vi viene una crema bella, perfetta, però non va bene la farina perché contiene degli enzimi e questi a lungo andare faranno sì che si divida la crema, quindi da una parte ci troveremo l'acquetta sopra la crema, che non è bello, ok? Quindi la farina non va bene per questo motivo. Aggiungere un pochino di latte tiepido qui e continuare ad emulsionare bene il tutto fino a quando siamo, come vi ho detto, sicuri che tutto quanto lo zucchero sia perfettamente sciolto e, come vi ho detto anche in precedenza, che si formi una schiuma. Perché si deve formare questa schiuma? Perché è un indicativo che ci permette di capire quando la crema, nel momento in cui poi la mettiamo sul fuoco, avrà raggiunto la giusta temperatura. Quindi possiamo tranquillamente realizzare la crema pasticcera senza bisogno di un termometro. Perché? Perché se la crema pasticcera supera una certa temperatura, che cosa succede? Dopo iniziano alcuni processi chimici che fanno sì che questa crema abbia un saporaccio, ok? Quindi un sapore a uovo. Allora noi, per evitare questa cosa, o utilizziamo un termometro oppure facciamo così, creiamo una sorta di schiuma e quando questa si dissiperà possiamo tranquillamente spegnere il fuoco. Ma adesso lo vediamo. Vedete, inizialmente la crema era su tutta la superficie, la crema comincia ad addensarsi e piano piano sta sparendo questa, diciamo, questa schiuma più che questa crema, ok? Ecco, voilà. Boom. A questo punto spegnere il fuoco, abbiamo raggiunto la giusta temperatura. Continuare a mescolare la crema fuori dal fuoco per ancora un paio di minuti. E quindi, per fare un lavoro fatto bene, prendiamo una boule, gli mettiamo del ghiaccio, gli mettiamo il pentolino lì all'interno, oppure travasiamo il tutto all'interno di un altro contenitore e continuiamo così ad emulsionare, quindi a girare la crema, a mescolare bene il tutto per farla raffreddare. Allora, perché è importante far raffreddare la crema? Proprio per una questione di carica batterica. Quindi abbattere la temperatura anche con un metodo così artigianale è assolutamente importante. Travasare quindi la crema dopo che si è raffreddata all'interno di una boule o di un altro contenitore, quindi coprire con pellicola trasparente e mettere all'interno del frigorifero e lasciar riposare per almeno un paio d'ore. La pellicola, mi raccomando, mettetela a contatto per evitare che si possa rassodare eccessivamente la crema. Perfetto, via, all'interno del frigorifero. Passiamo alla preparazione della bagna. Maraschino, acqua e zucchero, stesso peso, pesate tutto in grammi, 30 g di acqua, 30 g di maraschino, 30 g di zucchero, ok? Se volete fare di più fate 40, 40, 40. Mettere l'acqua e lo zucchero all'interno di un pentolino e portare sul fuoco. Non dobbiamo portare ad ebollizione, dobbiamo solo
creare uno sciroppo e far sì che lo zucchero si sciolga perfettamente. E nel momento in cui si cominciano a formare le bollicine sul fondo del pentolino, possiamo spegnere il fuoco. Vedete? Manca ancora un attimino. Eccole là, le bollicine. A posto, basta. Possiamo spegnere il fuoco. Portiamo il pentolino sul piano di lavoro, quindi aggiungiamo il maraschino. E voilà, e anche la bagna è pronta. Se volete dargli un profumo, un sapore più particolare, gli potete aggiungere, se volete, un chiodo di garofano e questo vi aprirà un mondo nuovo, un mondo parallelo, eccetera, eccetera, eccetera. Vabbè, vabbè. Mi raccomando, se volete mettere il chiodo di garofano, non mettetelo quando è caldo, mettetelo adesso, qui, ok? Perché altrimenti il suo sapore diventerebbe troppo, troppo, troppo importante. Ora prepariamo la vera crema chantilly, quella professionale. Allora, 500 ml di panna fresca da montare, mezza bacca di vaniglia, perché una bacca serve per 1 litro, a noi basterà mezza, e 50 g di zucchero a velo vanigliato. La crema chantilly bisogna prepararla il giorno prima in realtà. E come si procede? Allora, si apre la panna e si lascia un attimino da parte, quindi si prende la mezza bacca di vaniglia. Ok, 500 ml, mezza bacca di vaniglia. Se poi la volete mettere tutta intera, ancora va bene, nessun problema. L'apriamo come se dovessimo estrarre la polpa, vedete, in questo modo, ma non estraiamo nulla. Ok, perfetto, in questo modo, e voilà, all'interno della panna. Chiudere per bene il contenitore, agitare un pochino e mettere in frigorifero per 24 ore. Dopo 24 ore, quando la monterete, avrete una panna veramente fantastica, ovvero la vera crema chantilly. Molti confondono la crema chantilly con la crema diplomatica. La crema diplomatica è una crema fatta con crema pasticcera e panna montata, ovvero con crema chantilly. Poi unite e mescolate insieme. Ecco, quella si chiama crema diplomatica. Al sud Italia la tendono a chiamare crema chantilly all'italiana, però in realtà è la crema diplomatica. La vera crema chantilly è solo panna montata con bacca di vaniglia e zucchero. Stop. Comunque, torniamo alla ricetta. Togliere dalla panna la bacca di vaniglia, recuperare la polpa, che come vedrete si è molto ammorbidita, ed inserirla all'interno della panna. Aggiungere anche lo zucchero al velo, quindi con uno sbattitore elettrico montarla fino a quando non risulterà fermissima e avrà raddoppiato il proprio volume. E ora vi svelo anche un paio di cosettine particolari. I semini della bacca di vaniglia insieme alla polpa, tutta intorno ai semini, se non vengono ben idratati, quindi che non passano queste 24 ore all'interno della panna, che cosa succederà se li inserite semplicemente qui all'interno? Che vi troverete dei puntini neri dappertutto. Invece, se li fate idratare per bene e poi andate ad emulsionare, quindi a montare la panna, vi accorgerete che questi puntini neri non esisteranno. Questo può sembrare una cosa di poco conto, però a livello estetico è molto importante. Anche se più che una questione estetica è una questione di sapore. La vaniglia così riesce a rilasciare davvero tutto il suo sapore alla panna. E voilà, e la panna è pronta, la crema chantilly è pronta. Molto bene, siamo giunti alla fine di questo video. Avete tutto pronto: avete la crema pasticcera, la crema chantilly, avete il pan di Spagna, avete la bagna. E ora spetta solo a voi stupirvi e stupirmi con le foto delle vostre meravigliose creazioni. Quindi vi ringrazio per la vostra attenzione. Vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete fatto, di condividere il video con tutti quanti i vostri amici, di mettere un bel mi piace, che per me è molto ma molto importante. Inoltre vi ricordo che in tutte le librerie, in tutti gli store online, è disponibile il mio libro La cucina per tutti di Stefano Barbato, ma non solo, che a partire dal 1° di ottobre sarà disponibile in tutte le librerie e in tutti gli store online il mio nuovo libro, e fra un paio di giorni vi posso dire anche il titolo e tutto quanto quello che c'è da dirvi. Ragazzi, beso, ragazze, ragazze, beso e abbraccio a todos, lo quiero mucho, hasta
alla prossima video ricetta. Ciao!